Qualche giorno fa ho fatto una recensione di uno strumento, di un controller esterno per velocizzare il nostro workflow, molto interessante, il Turbox Neo, questo ce l'ho tra le mani, e avevo parlato molto bene, avevo descritto abbastanza bene anche il software, insomma come funziona eccetera, e confermo naturalmente tutto quello che ho detto, però ho anche detto due cose in particolare. La prima che pochi tasti, tante combinazioni di tasti, nessun on-screen display, nessun menu on-screen se non quello relativo ai quattro tasti, e quindi la combinazione di tasti, le combinazioni di tasti da memorizzare sono veramente tante, quindi magari non sono proprio giovanissimo per ricordarmi tutte queste combinazioni, però mi sono accorto che alla fine sì, le usi, però usi quelle che ti ricordi e non tutte quelle magari di cui puoi avere necessità. Fondamentalmente l'ho utilizzato per Lightroom, Photoshop, Final Cut e dei shortcut generici che vengono utilizzati trasversalmente a tutte le applicazioni, cioè l'undo, redo, il copia e incolla, eccetera. L'altra cosa che avevo detto è che la mia prima scelta non era questa, nel senso che questo comunque è venduto a un prezzo buono. C'era un altro prodotto che viene venduto a un prezzo abbastanza alto e che comunque non ero disposto a pagare, insomma, quella cifra per un prodotto. Tra l'altro vuol dire che devi provare tu sulla tua pelle e non capisci se ti funziona, se ti funzionerà o meno. Ebbene, ho trovato un'ottima, ottimissimissimissima occasione, davvero tanta. Fermi lì, ho preso alla fine il Loopdeck CT, questo qua, che è un controller esterno, qualcuno di voi lo conoscerà, è un controller esterno con un sacco di pulsanti e pulsantini come potete vedere, touchscreen direttamente sulla ruota, touchscreen anche sui tasti, e ci sono parecchie recensioni online, quindi vi dico, arriverà probabilmente una recensione approfondita, ma queste sono più quattro chiacchiere che facciamo tra di noi per evidenziare alcune cose che nelle recensioni non vengono assolutamente evidenziate, cioè sono alcune cose che ho scoperto direttamente provandolo che non avevo capito dalle recensioni, che nessuno mi aveva assolutamente detto. E quindi volevo parlarne appunto qui in questo video. Ripeto, non faccio una recensione, non vi farò vedere nemmeno il software, magari più avanti, tentando insomma di fare un video breve e sperando insomma di sciogliere qualche dubbio per quelli che vogliono acquistare questo tipo di prodotto, che è un pochino di nicchia, diciamo, cioè, non è una roba proprio così mainstream, però qualcuno può effettivamente interessare. Allora, va intanto detta una cosa, già dal manuale delle istruzioni si capisce che c'è una connessione USB-C, non so se si riesce a vedere, ma in realtà c'è il Bluetooth che non è abilitato. Ora, la domanda è, a cosa serve il Bluetooth? La risposta è, boh, non lo so, semplicemente perché non ha una batteria integrata, quindi a cosa serve un Bluetooth se non hai una batteria integrata? Cioè io lo posso utilizzare in wireless, ma devo connetterlo a una batteria esterna. Questo non viene assolutamente spiegato e la cosa mi lascia un pochino perplesso, quindi sappiate che se lo acquistate dovrete comunque utilizzarlo via cavo, poco male, onestamente non è una cosa che a me dà particolarmente fastidio. Allora, di cosa parliamo prima, del software o parliamo prima dell'hardware? Allora, parliamo dell'hardware, dai. Bello, 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 bellissimo, cioè esteticamente è una cosa veramente eccezionale, finissimo. Fatto veramente bene, si illumina in maniera veramente dettagliata, cioè è proprio bello, si vede che è fatto veramente bene, però alcune cose non vengono spiegate appunto nei video, ad esempio i tasti che voi, adesso mi metto a favore di luce, essendo mancino avrei potuto anche spostare la luce, allora questi tasti laterali che voi potete vedere sono dei tasti, vediamo se riesco a farvelo capire, che hanno una lunga corsa, ok, vediamo se riesco a farvelo vedere così, hanno una lunga corsa, tipo i vecchi Mac, tipo i vecchie tastiere Apple, quindi non sono dei tasti, mi è sorpreso questa cosa, non sono dei tasti così rapidi da premere perché hanno appunto questa lunga corsa, a differenza dei tasti numerici, questi qui numerati da 1 a 8, che invece, tenterò di farvi vedere, hanno una corsa invece brevissima e molto molto morbida.
Per quel che riguarda il jog centrale, è molto molto morbido, è davvero è un attimo toccare dentro, è un attimo toccare, è veramente morbidissimo, a differenza invece delle rotelle laterali che non sono lineari ma sono passo passo. Cosa vuol dire? No, questo non si sentirà. Si sente? Praticamente fate scorrere le rotelle, sono tic 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 tic, quindi non è un qualcosa di particolarmente lineare. Questo nessuno me l'ha mai detto in una recensione video, e ne ho viste tante di recensioni di questo prodotto. Il pulsante, perché c'è un pulsante anche su queste rotelle, è duro. È particolarmente duro da premere e qualche volta sono incappato effettivamente nel problema che schiacciandolo si ruota anche un pochino la rotella. E il touch che possiamo vedere qua, una delle caratteristiche delle funzioni che vengono, che compaiono praticamente nella parte LCD, è il fatto che comunque si possono con delle swipe cambiare le varie impostazioni che vediamo su questo display. E io in alcune avevo capito, ma in altre no. Effettivamente la divisione tra un quadratino e l'altro, sì, c'è con un rilievo, con una griglia a rilievo. C'è questa griglietta per cui quando fate lo swipe a destra a sinistra, effettivamente vi saltella il dito, perché ci sono appunto questi divisori. Poco male, ma non è una cosa così drammatica. Ecco. Allora, passando invece al software, uno dei grossi delle grossissime critiche rivolte a questo prodotto, che costa comunque 500 euro, cioè non è un giocattolino che costa poche lire, è il software. Allora, da pochissimi giorni è stato aggiornato il software a una nuova versione, una nuova major release, che ha cambiato diverse carte in tavola e ha tentato di snellire quello che è il tipo di configurazione, che è complicata. Allora, vi devo dire che effettivamente la vedremo magari in una recensione approfondita del software, ma è davvero complicato riuscire a configurare questo strumento, davvero molto complesso, perché ci sono intanto diverse modalità di configurazione. Cioè, ci sono dei preset al suo interno per i programmi più blasonati, tra cui Photoshop, Lightroom, Final Cut, eccetera. Ma questi programmi, questi software, necessitano di un plugin a parte che viene installato in automatico quando andiamo a installare il software Loopdeck. Cosa succede? Che questi plugin ovviamente interagiscono con il software e lo strumento con le tipiche API che utilizzano i programmatori. E in questo modo praticamente noi ci troviamo i predefiniti, quindi quelli dei tasti predefiniti, Lightroom, Photoshop, eccetera, che non sono degli semplici shortcut da tastiera, quindi combinazioni di tasti, ma sono effettivamente delle interazioni dirette tra il software e il programma stesso. Io non amo questo tipo di plugin, ok? Io avrei preferito non utilizzare un plugin, ma andare direttamente di shortcut, quindi memorizzarmi tutte le mie scorciatoie, eccetera. Purtroppo, cosa succede? Che questo software, io non so come mai, ho già ovviamente cominciato a rompere le scatole al produttore, non memorizza. Allora, se scrivete in altri ambiti, sì, per esempio nella memorizzazione di un testo veloce, prende il layout della mia tastiera, quella italiana, naturalmente. Ma se andiamo a memorizzare uno shortcut, non prende la tastiera italiana, quindi ne prende un'altra. Ora, voi sapete che in Photoshop, Lightroom, eccetera, le combinazioni tasti cambiano a seconda del paese in cui vi trovate, nel senso che se utilizzate una tastiera italiana, il software, il sistema operativo italiano, ci saranno una combinazione di tasti. Idem per quel che riguarda Photoshop, eccetera. Quindi il tutto va configurato a parte. Finché ci sono le API che si interfacciano appunto con i plugin, funziona tutto bene, a parte la dimensione pennello e la dimensione sfumatura in Lightroom, cosa che non funziona e che non si riesce però a memorizzare nemmeno con gli shortcut, perché non si riesce a scrivere praticamente il tasto, la combinazione di tasti all'interno della memorizzazione appunto del tasto dello shortcut. Una cosa onestamente inaccettabile per, ripetisco, 500 euro di strumento. Allora, un'ultima puntualizzazione. Beh, ovviamente il tutto è completamente in evoluzione. In un gruppo Facebook hanno dichiarato che comunque entro la fine anno uscirà una nuova versione, quindi ok, usciranno nuove versioni.
del software. Sta di fatto che al momento, incredibile ma vero anche questo, se usate un Mac M1 non esiste un software universal, cioè non esiste un software sviluppato apposta per processore M1. È incredibile, ma effettivamente è così. Ed è una cosa davvero, davvero pazzesca, ribadisco, per 500 euro di prodotto. Come funziona il software in emulazione con Rosetta 2? Funziona bene. Ci sono dei lag, potrebbe essere molto più veloce, probabilmente se fosse sviluppato direttamente su piattaforma M1, su processore M1, ma evidentemente no. Quindi la cosa è un pochino, diciamo, più lenta, più laggosa, quindi qualche rallentamento effettivamente c'è. Ora, io sono molto soddisfatto, ve lo devo dire, perché comunque da un punto di vista pratico ci sono tutte le funzioni che sono in evidenza. Uno strumento piccolino, con un sacco di tasti, un sacco di combinazioni, macchinose comunque da configurare, sì, però veramente si esauriscono tranquillamente tutti i tasti e molti non si usano neanche. Cioè, vi faccio un esempio: che la configurazione di Photoshop è talmente, quella di default, è talmente complessa che ci fai veramente tutto, cioè puoi lavorare senza mouse tra un po', anche perché il touch che c'è sopra il jog, questo qua che potete vedere, può funzionare anche come trackpad, cioè lo potete utilizzare anche come mouse, un esempio. Non è molto pratico, però lo potete effettivamente utilizzare. Io sono molto soddisfatto, sì, sono soddisfatto, però vorrei che queste cose fossero corrette e al più presto possibile. C'è anche da dire un'altra cosa: non ci sono alternative. Non ci sono alternative, cioè le alternative sono la versione MIDI Live, che è praticamente tolta questa parte, quindi è quello che vedete sopra, e c'è soltanto questa versione, oppure la versione per Lightroom, quindi controlli non touch, completamente analogici, ma nulla a che vedere con un controller esterno del genere. Quindi non ci sono effettivamente alternative a questo tipo di strumento. In attesa di una futura recensione un pochino più approfondita, visto che questo è molto discorsivo, non so quanti guarderanno effettivamente questo video, perché è una cosa davvero particolare, quindi non è uno di quei prodotti, cioè non è un obiettivo, non è un filtro, non è una fotocamera, non è un software per cui ci sono migliaia di persone che vogliono vedere e provare, però ci sono magari delle persone, degli italiani, che vogliono vedere comunque delle critiche in italiano, insomma, sul software, insomma, sul tipo di strumento che andiamo ad utilizzare, anche perché è un problema legato poi a un layout, appunto, diciamo, di una tastiera come quella, ad esempio, italiana, il problema di non poter memorizzare determinati shortcut. Vi faccio un altro esempio molto sciocco, adesso non mi ricordo come ho risolto, anche perché all'interno, per dire, del Final Finder, sapete che ci sono mille shortcut possibili e immaginabili, e lui, quindi il software, ha memorizzato già quasi tutti i comandi possibili e immaginabili del Finder. Io non ho trovato la possibilità di fare uno screenshot dello schermo, che è un Shift Command e 1, 2, 3 o 4. Normalmente faccio Shift Command 4. Se vai a registrare il comando, quindi lo shortcut, con tutti gli altri software bloccano qualunque altro tipo di comando. Quindi tu puoi schiacciare qualunque cosa e quel comando viene registrato. In questo caso no, il software LoopDeck non blocca gli shortcut esterni, quindi nel momento in cui vado a fare Shift Command 4, prova a farmi effettivamente, memorizzando naturalmente lo shortcut, provo a farmi lo screenshot. Quindi è un problema memorizzare determinate scorciatoie da tastiera, è veramente un problema. Spero vivamente che, insomma, vadano a risolvere il problema e che migliorino, insomma, i software, perché, lo ribadisco per l'ennesima volta, sono 500 euro, mentre la versione un pochino più limitata, quella comunque, insomma, più bassa, cioè quella limitata soltanto al touch, alle 6 rotelle e agli 8 tasti, è già un pochino più abbordabile, perché parliamo di 250 euro. Tra l'altro ho visto che è scesa anche in certi periodi a 230, quindi quello è già un attimino più fattibile. Ovviamente vi lascio i link in descrizione se vi interessa andare a vedere eccetera, però secondo me era utile condividere questi pensieri riguardo a questo strumento, questo prodotto. Poi probabilmente ci saranno anche altri problemi
Vi so che ci sono, soprattutto se si utilizzano altri software tipo OBS, eccetera, ma io attualmente naturalmente utilizzo soltanto i software legati alla fotografia, quindi OBS, eccetera, al momento non Streamlabs, eccetera, non li utilizzo, anche se diciamo che dovrei. Ovviamente mi invito sempre, come al solito, a iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere un like al video, lasciarmi nei commenti se voi utilizzate strumenti di questo tipo, quali utilizzate, perché sono curioso anche di sapere quali sono le alternative che invece utilizzate. Magari c'è qualcosa di più economico, magari c'è qualcosa di un pochino più complicato, magari di più completo, quindi fatemelo sapere sotto. Vi ricordo anche di supportarmi col canale facendo gli acquisti su Amazon, vi lascio tutti i link sotto in descrizione, i miei link Instagram, i link Telegram di offerte giornaliere, soprattutto in questo periodo di Black Friday. Ci sono veramente delle grandi occasioni e cioè, sono veramente interessanti, quindi dateci un occhio. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.